In realtà le sezioni riunite si sono semplicemente limitate a statuire un principio di diritto e non sono entrate nel merito se non nei limiti in cui hanno certificato e ulteriormente confermato quanto dicevano le sezioni semplici di Palermo, cioè che il Comune di Modica ha effettivamente violato gli obiettivi intermedi e ha violato anche quelle norme che sono relative ad una corretta e sana amministrazione. Il rischio del dissesto economico a Modica è ancora presente. Di queste somme che dovevano essere pagate per azzerare sostanzialmente tutti i debiti, solo una parte sono state utilizzate per questa finalità, altra parte invece è stata utilizzata per altri motivi. Io ritengo in violazione delle norme sui fondi vincolati, e questo poi ha portato la Cassa Depositi e Prestiti a chiedere la restituzione di circa 14 milioni di quei 64, 14 milioni che sono stati prelevati dalla Cassa perché i soldi il Comune non ce li aveva, e quindi e questo prelievo ha determinato un ulteriore appesantimento della situazione finanziaria del Comune, perché allo stato attuale la situazione del Comune di Modica è talmente tanto grave per cui nella migliore delle ipotesi il Comune di Modica dovrà sborsare quasi 40 milioni di euro all'anno per eliminare i debiti. Nella peggiore delle ipotesi avremo un dissesto dichiarato e quindi con tutto quello che ne consegue. La Corte dei Conti ha fatto intendere in maniera molto chiara di avere individuato degli elementi che potrebbero far scattare l'ipotesi di un falso in bilancio.